Guardate dove si è messa. Quindi lei ha intuito, no, il periodo che stiamo passando. Guardate che i gatti hanno una capacità di chiaroveggenza e di previsione unica. Amore, saluta le amiche e amiche. Guardate, guardate com'è bella. E fa molto caldo oggi e lei trova frescura qui. Quindi, ciao Sandro in paradiso, ciao, ciao, tanti saluti da me e dalla Sofì. Guardate com'è carina. Sofì, saluta amici e amiche. Lei sta fresca qui oggi. Sì, ma fuori fa piuttosto caldo e quindi lei è qui, è qui. Va bene, allora inquadro me stessa, non so che condizioni sono, ci proviamo. Allora, eccomi qua, eccomi qua, carissime amici e amiche. Niente, sono uscita stamattina e sono andata in un giardino pubblico qui del mio paese e sono stata bene. Sono stata una mezz'ora lì con gli occhi chiusi, dovevo fare delle commissioni, mi sono rilassata un attimo. E mi sono tranquillizzata, poi sono tornata e sono riuscita a fare due video ASMR che sembrano decenti. Allora, scusate questa luce strana perché mantengo chiuso, devo tenere chiuso perché qui vedete siamo piuttosto alti e quindi lei è vero che è una gatta agile, però è una gatta agile, però perché vorrei aprire questa imposta. Vorrei aprire questa imposta, però se la apro lei può uscire sul balcone ed è pericoloso perché siamo piuttosto alti qui. Lei è molto agile, ma temo che possa poi sfuggire dalle. Aspettate, vediamo, lei ora è lì. Però lei ha imparato a obbedirmi. Se io dico no, lei fa quello che dico io. Allora, la giornata è splendida. Guardate. Guardate, guardate com'è splendida la giornata. Ecco, è una giornata in cui mi sento positiva. Allora, penso che sia andata di là dove c'è mia figlia che sta dormendo. Sofì, amore, vieni qui. Sofì, amore, vieni qui, vedete come mi obbedisce. Vieni qui, amore. Vogliamo andare nella camera esoterica, amore, solo che lì poi non funziona. Vuole uscire, la faccio uscire. Ciao, De Etrusca, ciao Claudia. Ciao, De Etrusca cara, ciao. Vuoi uscire, vero amore? Va bene, allora esci, allora esci. Va bene, la faccio. Anzi, la devo accompagnare, sapete, perché devo chiudere il portone, perché adesso c'è la regola qui, voi non lo sapete, che bisogna chiudere il portone, quindi devo trovare le chiavi e farlo uscire, se no protestano, perché hanno messo questa cosa qui che il portone deve rimanere chiuso. Quindi, amore, ti accompagno io fuori, amore, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Vuoi stare qui? Dov'è che vuoi stare, amore? Sì, perché hanno messo un cartello, voi non lo sapete. Tanto per completare questo periodo dove c'è scritto che praticamente il portone deve rimanere chiuso. E quindi adesso io scendo. Allora, non so se la zona però del portone è coperta da internet, se no avrei messo i dati mobili, va bene. Quindi la faccio uscire perché vogliono che il portone. Questa è una grande scocciatura, come potete immaginare. Vogliono che il portone resti chiuso. Purtroppo la vita è piena di regole e io sono una che non ama le regole. Ecco, vedete, quindi lei non può più uscire e entrare tranquillamente. Amore, ti fa uscire la mamma. Vai, amore. Vai, vai, amore, vai. Vedete? C'è questo cartello. Tenere chiusa la porta d'ingresso per evitare di annullare le difese interne da elementi climatici di freddo o caldo, da intrusioni di animali potenzialmente dannosi, zanzare, cimici, io guardate, non commento, altri insetti e possibili intrusioni di malintenzionati. Secondo voi di giorno quali ladri ci possono essere in un condominio di 14 appartamenti? I regolamenti, la terra è chiusa, comunque il regolamento condominiale è questo e niente. Che volete farci? Allora, vado su me stessa. Ciao Ferrara Claudia, ciao Claudia, ciao. E quindi ora vado su, oggi sono abbastanza tranquilla, ogni tanto un giorno di tranquillità. I miei abbonati di confidenze sul web, poverini, io non so veramente come facciano, è vero che costa solo 3 euro al mese l'abbonamento a confidenze sul web, vedono le varie fasi della mia vita. Ieri ero agitata, Claudia, come sai, infatti ho pubblicato l'altro giorno anche. Oggi sto un po' meglio, ora carico il video di quello che è successo stamattina. Ecco, vabbè, allora. Per non avere problemi sono costretta così a mettere una parte dei miei canali in abbonamento, purtroppo, dove racconto più in privato della mia strana vita. Ok, quindi ora rientriamo. Devo
per vedere la serratura. Qualche saluto poi, ciao ciao. Allora, su Compitasso c'è la vera te. Grazie, grazie. Nazione più completa, un canale bellissimo. Grazie, grazie cara, grazie. Grazie, De Etrusca, grazie. Perché guardate, sono una persona, insomma, come tutte le altre, anche se delle volte posso sembrare eccessivamente strana o arrabbiata, così, però sono come tutte le altre, un po' sfigata, devo dire, io lo ammetto. Non c'è niente di male ad essere sfigati, eh. Mi considero un po' sfigata, tutto qua. Però sfigata è bello, sfigati è bello, quindi è bello. Abbiamo una marcia in più noi sfigati. Va bene, ho il fiatone. Allora niente, vi saluto e vi auguro una bellissima, sei meravigliosa, grazie, grazie. Vi auguro una bellissima, una stupenda giornata. Baci a tutti, da me e dalla Sofì che adesso, ora magari tra un po' rientra. Allora a me mi tocca con questo fatto di sto cavolo di regolamento, che però è così in tutti i condomini, il portone deve essere chiuso. E mi tocca, c'è un po' di luci, mi tocca di praticamente di vedete come sono sexy. Ho anche i pantaloncini oggi, vedete? Ho i pantaloncini, non so se si vede, ho i pantaloncini corti in jeans, vedete? Oggi sono fica, oggi sono fica. E quindi mi tocca di chiudere quando la gatta entra ed esce. Delle volte, se non la vedo, scendo giù, il portone è chiuso, la faccio entrare, le do da mangiare. Poi, se lei vuole rimanere qui a dormire, vedete, sulla sua copertina, che non è una copertina questa è fresca, e questa con le fragole, vedete? Questa è la sua cuccia, diciamo, primaverile estiva, e lì poi c'è quella invernale, ecco. Quindi, dicevo, se non la vedo, la trovo giù, poverina che miagola, che ha fame. Allora apro il portone, la faccio entrare e poi se lei vuole dormire qui tranquillamente, dorme. Se vuole andare via, scendo con lei tutte le volte. Salire e scendere, mi mantengo in forma, le apro il portone, come avete visto, e lei va. E niente, non mi ricordo cosa che stavo dicendo. E allora qualche saluto e poi... E poi ciao, ciao Nico Ferrari, ciao Marco Rossi, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao Diego Valos Rodriguez, ciao, ciao. Spero di non avere il rossetto sui denti, perché ho registrato vari video ASMR e fa un po' caldo anche qui, finalmente il caldo è arrivato. E ho registrato un video, ho provato anche ieri a registrare questo video ASMR sul Monopoli, vedete? Un gioco degli anni 60-70 che facevo da bambina, però purtroppo è venuto male. Una parte non si sentiva proprio e l'altra parte cioè era disturbata, non è che c'era proprio un fischio, però insomma, e quindi ho dovuto eliminare quei due file, e oggi ci ho riprovato, dovrebbe andare bene. Va bene, allora io vi saluto e vi ringrazio. Vi ringrazio di guardarmi sempre con attenzione e con affetto. Come vedete sono bianchissima perché non sono ancora andata al mare. Il fatto è che mi dispiace di lasciare la gatta, la lascerò a mia figlia, la gatta, quindi ci penserà lei. Sì, ma almeno 3 giorni voglio andare al mare, 3 giorni in Liguria e 3 giorni sulla Riviera Romagnola, che poi c'è questa rivalità fra le due riviere. A me piacciono tutte e due. Allora, perché la Riviera Romagnola a Rimini ci sono le discoteche la sera, ci vorrei andare, quindi locali notturni, eccetera. E poi c'è una grande cortesia, grande ospitalità e costa anche meno, si mangia benissimo a prezzi contenuti. Invece in Liguria il mare è più bello, però è più cara la Liguria, e poi la sera, a seconda di dove si va, se si va in posti piccoli non ci sono locali, non c'è un granché, insomma, non ci sono certo le discoteche della Romagna lì, no? Quindi mi piacciono tutte e due. La Liguria mi piace per il mare e la sera si rinfresca, quindi. E invece Rimini perché? E poi a Rimini si può fare anche qualche acquisto a basso prezzo ai distributori automatici di un po' di erba, ecco, che non ne ho da tempo. Quindi un po' di erba a 5 euro ogni sacchettino, avete capito? È tutto legale, eh? Tutto legale. Va bene, spero ci siano ancora quei distributori, così faccio un po' di provviste. Vi saluto. Ciao a tutti e grazie, ciao. Mi sono messo gli occhiali, se no non vedo un tubo. Ciao a tutti, ciao.